Dopo Iraq e Siria, Obama vuole aprire un terzo fronte nella lotta contro Daesh in Libia. Il New York Times palesa le proprie perplessità in prima pagina. Una campagna militare che include raid aerei e attacchi delle forze speciali viene pianificata senza un dibattito al Congresso. Anche l'Italia è pronta a fornire un contributo militare rilevante, assumendo un ruolo guida. Per il ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni, se dalle parti libiche non ci sarà alcuna possibilità di pervenire ad un accordo politico, allora l'Italia ha il diritto e il dovere di difendersi e valutare come farlo. Intanto, i margini sulla flessibilità concessi nella legge di stabilità 2016 sono stati in parte dirottati per oltre 600 milioni di euro su un fondo speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e potranno essere utilizzati per ogni evenienza, incluse missioni internazionali e nuovi impegni militari. Risorse che si aggiungono ai 930 milioni già stanziati nel Fondo Missioni Internazionali. Anche Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio alla Camera, in quota PD, è d'accordo. Le risorse per un intervento in Libia ci sono. Gli stati maggiori italiani già da settimane sono al lavoro, a stretto contatto con Gran Bretagna, Francia e soprattutto con il Pentagono. Un paio di settimane fa, quattro caccia AMX dell'Aeronautica Militare Italiana sono stati schierati all'aeroporto di Trapani Birgi per monitorare più da vicino la situazione, mentre l'intelligence è al lavoro per creare un ambiente sicuro. L'Italia dovrebbe fornire un apporto in primo luogo logistico, con la messa a disposizione delle basi aeree per i raid, il rifornimento in volo e l'attività di ricognizione dei caccia degli aerei senza pilota Predator, entrambi in grado di bombardare. I deputati dei parlamenti nazionali europei dovranno chiedere il permesso alle autorità di Kiev per visitare la Crimea e le zone interessate dall'operazione antiterrorismo condotta dall'esercito ucraino nel Donbass. Lo stabilisce la nuova risoluzione adottata martedì dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. O almeno, stando a quanto dichiara il deputato del Parlamento ucraino Gheorghi Lagvinsky su Facebook. Ma secondo il presidente della Commissione Esteri della Duma di Stato, Alexei Pushkov, si tratterebbe dell'ennesimo fake made in Ucraina. Ricordiamo che il servizio di sicurezza ucraino ha già aperto un procedimento penale nei confronti di alcuni politici occidentali, tra cui Silvio Berlusconi, rei di aver visitato la Crimea senza l'autorizzazione di Kiev. Il Comando europeo degli Stati Uniti ha deciso che la sua priorità assoluta sarà quella di scoraggiare l'aggressione russa. L'autore del rapporto sulla nuova strategia è il generale Philip Breedlove, comandante delle forze NATO in Europa. La Russia si è guadagnata il titolo di principale minaccia per la sicurezza in Europa per non aver rispettato la sovranità dei suoi vicini europei, per aver rafforzato la propria presenza nell'Artico, ma anche per quelle azioni che esulano dalla sfera di competenza del Comando europeo degli Stati Uniti, per esempio l'intervento in Siria. Secondo Breedlove, l'aver ridotto la presenza statunitense in Europa ha degradato la prontezza di intervento e la capacità degli Stati Uniti di garantire le condizioni di sicurezza. Continuano imperturbabili le proteste contro la politica di austerità del governo greco. Nei giorni scorsi, migliaia di trattori hanno bloccato le principali strade della Grecia. Durante le manifestazioni contro le riforme sociali volute dai creditori internazionali e contro il raddoppio dell'imposta sul reddito agricolo, alcuni manifestanti hanno inscenato una decapitazione in stile Daesh, che vede le autorità di Atene al posto dei terroristi e gli agricoltori al posto delle vittime. Il primo ministro Alexis Tsipras ha espresso la volontà di instaurare un dialogo con gli agricoltori.
Strade bloccate anche a Parigi, stavolta dai tassisti, che protestano contro la concorrenza sleale dei servizi privati di trasporto urbano con conducente, come quello offerto dall'azienda americana Uber. 1.500 auto hanno sbarrato l'ingresso agli aeroporti Charles de Gaulle e Orly. Nella capitale, alcuni manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato lacrimogeni. 20 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine francesi. A scioperare sono anche gli insegnanti, i funzionari pubblici e i controllori di volo, contro il calo del potere d'acquisto e la perdita di posti di lavoro in settori chiave della funzione pubblica.